È oggi ampiamente riconosciuto che la questione del cibo è una delle grandi sfide, delle cinque sfide epocali di questa epoca. Il primo aspetto riguarda la comprensione che il tema del cibo non può essere dissociato dal tema della questione ecologica. Fino a tempi recenti, invece, le due questioni erano tenute separate. La seconda è quella di pensare al cibo non solo come alimento, ma come un agire dotato di senso, che in quanto tale ha valenze di natura propriamente culturale. Il terzo aspetto è quello che riguarda il ruolo che in questo processo di trasformazione radicale hanno le imprese. Si tratta, a mio modo di vedere, di transitare dal concetto di responsabilità sociale dell'impresa, concetto che ormai è acquisito, ampiamente diffuso anche in Europa, ricordo che il movimento di idee è nato negli anni 50 negli Stati Uniti, al concetto di responsabilità civile dell'impresa. L'impresa, cioè, è un attore che a tutto titolo appartiene alla sua società civile, dunque non può vedere limitato la sua azione soltanto a quanto avviene all'interno della propria impresa. In questo senso, il ruolo, e meglio ancora, la missione dei giovani ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui ho fatto parola poc'anzi è notevole, per due ragioni. Primo, perché i giovani sono capaci oggi di interpretare il tema del cibo in una forma diversa da quella delle generazioni precedenti. Il cibo non ha per loro oggi una dimensione soltanto acquisitiva, che rimane ma non è dominante, ma sempre più una dimensione espressiva. In secondo luogo, perché oggi i giovani sono capaci di mobilitarsi per raggiungere, attraverso fenomeni come il voto col portafoglio, che è una tecnica che è nata all'estero, negli Stati Uniti, e che si va diffondendo anche in Italia, con la quale si testimonia la propria insoddisfazione nel modo in cui certi prodotti vengono immessi sul mercato da certe imprese. Il modo più civile di protesta è quello appunto di rifiutare di comprarsi. Ecco perché una educazione, non basta l'istruzione, ci vuole un progetto educativo finalizzato ai giovani, sortirebbe, a mio modo di vedere, il risultato da tutti sperato.